Ragazzi, sono Domenico Lione e sono il prefetto di Pordenone. Dalla prossima settimana si riavvieranno le lezioni in presenza negli istituti superiori di secondo grado. Lo sforzo delle istituzioni è stato quello di riavviare l'aspetto sociale importantissimo della scuola, il cui obiettivo non si esaurisce nel darvi solamente un aspetto nozionistico, ma il fine fondamentale della scuola è anche quello di consentire a voi di integrarvi in un ambiente comunitario più ampio del vostro ambiente familiare. Ovviamente la ripartenza della scuola però deve avvenire con la massima prudenza, con il rispetto delle norme del distanziamento, dell'utilizzo delle mascherine. Se all'interno della scuola il rispetto di queste norme è facilitato dal rispetto delle regole di comportamento, che in fin dei conti è solamente il rispetto dei protocolli di sicurezza, al di fuori dell'ambiente scolastico abbiamo bisogno del vostro aiuto e ci rendiamo conto che per voi è un'attività un po' più complicata. E qui è necessario il vostro autocontrollo, un autocontrollo che noi abbiamo cercato di migliorare, di facilitare, individuando tutta una serie di normative e di attività che possano superare il rischio degli assembramenti. Ad esempio, la mattina, con la collaborazione dei presidi, gli istituti scolastici saranno aperti già dalle 7:30, pertanto voi potrete anche entrare negli istituti, nei plessi scolastici, senza fermarvi all'esterno e senza formare capannelli. Saranno organizzate entrate dedicate per le varie classi in maniera da evitare assembramenti. Per quanto riguarda gli autobus, saranno individuati dei marker corrispondenti alla capienza dell'autobus. Verranno costituite delle autostazioni diffuse per consentirvi di poter prendere nel minor tempo possibile gli autobus, così in maniera da evitare gli assembramenti. Noi stiamo cercando di fare tutte queste attività per facilitarvi in questa importantissima opera di autocontrollo, perché è un momento molto delicato in cui abbiamo bisogno della collaborazione di tutti per riuscire a superare questo momento difficile della pandemia, che riusciremo a superare sicuramente con il vostro aiuto e con la vostra collaborazione e sicuramente torneremo a fare la vita di prima. Buongiorno a tutti, mi chiamo Massimo Crapis, sono il responsabile del servizio di malattie infettive dell'azienda Friuli Occidentale. Sono stato interpellato proprio perché la situazione è ben nota, è una situazione che non è una situazione facile, è una situazione che in questa seconda ondata ci vede molto più penalizzati, diciamo così, dal punto di vista dei numeri del virus e quindi anche dei ricoveri. Quindi un sistema sanitario fortemente sotto pressione, sia per l'elevato numero dei ricoveri per i pazienti Covid, ma anche per quello che non riusciamo a fare e a dare per i pazienti non Covid, per cui che non tutti sempre pensano a questa cosa qui. Parliamo quindi del virus, ormai se ne è parlato tante volte, però non è mai sufficiente, secondo me, stressare il concetto di come fare a evitare di entrare in contatto con il virus. Beh, dobbiamo ricordare la triade magica: mascherina chirurgica per evitare il contatto diretto, lavaggio delle mani per evitare il contatto indiretto, distanziamento di almeno 1 metro, perché facciamo sì che i droplet all'interno dei quali è contenuto, le goccioline che noi emettiamo all'interno del quale è contenuto il virus, non entrino in contatto con noi. Adesso però c'è per fortuna una nuova speranza, ed è quella della vaccinazione. È da pochissimo introdotta, il 21 dicembre l'EMA ha autorizzato l'introduzione del vaccino contro il Covid e dal 30 di dicembre è iniziata la vaccinazione, chiamiamola di massa, degli operatori sanitari, ovviamente con una priorità. Queste sono buone notizie perché tra l'altro al momento abbiamo a disposizione un vaccino, ma a brevissimo ne avremo altri e quindi speriamo il prima possibile di riuscire a raggiungere tutta la popolazione.
È un vaccino molto efficace, 95% di efficacia per i vaccini, è una quota assolutamente ottima. Qualcuno dirà il 5% rimane fuori? No, se la maggior parte delle persone si vaccina. Se riusciamo a raggiungere almeno il 70% della popolazione, avremo la cosiddetta immunità di comunità o anche detta immunità di gregge. Quindi al momento gli effetti collaterali del vaccino sono assolutamente sovrapponibili a quelli noti per l'influenza, quindi non sono degli effetti collaterali gravi, per cui assolutamente forse dai che in qualche mese potrebbe essere che vediamo la fine del tunnel. Un tunnel che ha visto coinvolta tutta la popolazione e per questo non solo in termini negativi, in termini di malattia, ma anche in termini di senso di responsabilità da un lato e anche di sostegno, per cui io ringrazio diciamo le raccolte fondi, ce ne sono state tantissime nei nostri confronti, ci ha consentito di prendere molti macchinari, ventilatori di assistenza per i pazienti, macchinari che riescano a migliorare l'ambiente, diciamo così, e quindi renderlo più sicuro per gli operatori sanitari, e quindi veramente, veramente un grande grazie e vi saluto. Ciao, mi chiamo Mirko Stefani e sono il capitano del Pordenone. In questo periodo noi calciatori abbiamo avuto la fortuna di non fermare la nostra attività. Grazie a molte precauzioni il nostro campionato ha potuto proseguire. Vi porto un piccolo esempio dei nostri comportamenti negli spostamenti. Quando noi affrontiamo una trasferta abbiamo l'obbligo di tenere ovviamente la mascherina, di tenerci distanziati e quando andiamo negli hotel ognuno ha la sua camera in modo tale da non essere mai troppo vicino uno con l'altro. Ovviamente in questo momento ci manca l'affetto della gente, i tifosi allo stadio, la vicinanza delle persone, un po' come a tutti quanti. Vincere il Covid è come vincere una partita. In questo momento bisogna stare uniti ma distanti. Tutti questi aspetti ovviamente in classe, sull'autobus, in ogni vostro spostamento. Se tutti facciamo del nostro meglio e rispettiamo queste piccole regole, sicuramente torneremo alla normalità. E oltre alla normalità tornerà il sorriso in ognuno di noi e saremo tutti molto più felici. Il nostro augurio è di poterci vedere allo stadio, possibilmente felici e gioiosi, e abbracciarsi dopo un nostro gol. Sono Alessandro Ciriani, sono il sindaco della città di Pordenone. Il 2020 è stato un anno terribile da tutti i punti di vista, sanitario, economico, psicologico. Non ci siamo fatti mancare niente dal punto di vista delle disgrazie. Abbiamo vissuto tutte le sfumature sinistre della pandemia, dal lockdown alle zone arancioni, gialle, rosse, ad una tale assolutamente singolare, a cui si aggiunge un'alluvione inaspettata a dicembre, una scossa di terremoto. Però c'è un però importante, noi saremo in grado di superare questa crisi, di risollevarci più forti di prima, perché siamo Pordenone, siamo un sistema. Abbiamo la forza, la determinazione, la laboriosità, la capacità di risollevarci più forti di prima. Siamo stati capaci nel dopoguerra di trasformare questo territorio da un'area agricola e povera in una delle aree economiche più forti, non d'Italia, ma d'Europa. Abbiamo superato il terremoto, abbiamo superato le alluvioni, abbiamo superato le crisi finanziarie e siamo riusciti sempre a conservare la forza e l'identità di questo territorio. Ecco quindi che il sistema, fatto di associazioni, di cittadini che si sono sempre comportati bene, di attività economiche, di produttività e, ripeto, della nostra storica tradizionale laboriosità, saranno gli elementi su cui fare forza per poter ripartire. Tuttavia serve mantenere alta la guardia e l'attenzione. Tutte le istituzioni hanno messo in campo ogni strumento possibile per consentire di affrontare in maniera incisiva la crisi pandemica. Adesso arriverà un alleato formidabile che sarà il vaccino, almeno così speriamo, ma dall'altro lato serve, è indispensabile, che ciascuno di noi continui a rispettare quelle norme essenziali di prevenzione che vengono diffuse e promosse dalle istituzioni sanitarie. Così daremo un alleato in più al vaccino e combatteremo meglio anche il Covid. Un appello particolare ai ragazzi e ai giovani che hanno un desiderio irrefrenabile, giusto e legittimo, di divertirsi, di ritrovarsi, di recuperare quella socialità e quella relazione che invece il virus ha spazzato via. Bene, facciamolo, è giusto. Siete forse la parte che più ha sofferto rispetto ad altri delle restrizioni imposte dal Covid, ma fatelo con responsabilità, fatelo con attenzione. Forse siete la parte che meno si ammala, ma siete probabilmente coloro i quali possono ammalare di più gli altri. Quindi se facciamo un'alleanza forte di responsabilità e dall'altro lato facciamo leva sulla nostra energia e sulla nostra proverbiale intraprendenza, sono sicuro che questa battaglia la vinceremo prima. In bocca al lupo a tutti di cuore.